Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi vi parlerò di un dispositivo che mi avete già visto utilizzare in diversi video, ma oggi vi farò un video proprio dedicato su questo prodotto che mi avete fatto tantissime domande su questo prodotto, quindi in questo video voglio cercare di rispondere a tutte quante. Questo è il Luna 2 di Foreo, quello che ho io è quello per pelli sensibili, quindi è quello appunto più dedicato sulla pelle. Sapete che io ho una pelle sfigatissima, quindi devo sempre prendere i prodotti per la pelle sensibile, però ci sono anche quelli per pelli normali e per altri tipi di pelle. La prima figata di Luna 2 è proprio questo, il fatto che sia fatto in silicone, oltre al fatto che è morbidissimo sulla pelle e la sensazione è bellissima, è una figata perché è resistente alla formazione batterica e quindi è diverso dai dispositivi che hanno invece le setole che vanno puliti a fondo eccetera, perché si tendono a formare dei batteri all'interno, mentre appunto con questo non succede. Altra cosa, Luna 2 non vibra ma pulsa e sono delle pulsazioni particolari che si chiamano T-Sonic, che rendono praticamente questo, assieme alla sua composizione in silicone, rendono questo prodotto un prodotto unico nel suo genere. Oltre a questo, Luna 2 è anche l'unico dispositivo per la pulizia del viso che esiste che ha anche la funzione anti-età, perché se davanti a queste setole soffici che vanno a pulire, a detergere in profondità la pelle, dall'altra parte, quindi si può usare appunto da entrambi i lati, ogni lato ha una sua funzione specifica e questa è il lato appunto sul retro con queste onde morbidissime, ha proprio la funzione anti-age, che diciamocelo è sempre una cosa molto utile. Io soprattutto sto usando un sacco di roba anti-age, adesso mi sto fissando letteralmente, e quindi questo prodotto Luna 2 lo uso mattina e sera, quindi la mattina vado a detergere la pelle, prima faccio un minuto con le setole per pulire la pelle con il mio detergente e poi la utilizzo per un altro minuto nella sua funzione anti-age, lo faccio appunto due volte al giorno, mattina e sera. Nella modalità anti-età le pulsazioni a frequenza più bassa, oltre a stendere la pelle, stendere il viso, fanno questo massaggio rilassante che rilassa proprio i muscoli del viso. Avete presente quando andate a fare i massaggi, oppure quando a me capita dal parrucchiere, quando mi fanno, quando mi mettono lo shampoo, per capirci, massaggiano il cuoio capelluto eccetera, così mi si distende la pelle, si distendono i muscoli e anche le rughe. La prima cosa che mi ha colpito di Luna 2 quando l'ho provato per la prima volta è stato che, quindi non l'avevo mai usato prima, e dopo aver fatto un massaggio appunto un minuto con questa parte, un massaggio sempre un minuto con la parte anti-age, poi la mia pelle era luminosissima. Non so come sia possibile, anzi lo so, ma ci sono rimasta perché non pensavo di avere talmente tante cellule morte sulla superficie del mio viso, fa un po' schifo pensarci, però vi giuro che si vede il risultato. Non sto parlando di pelle grassa, sto parlando di pelle luminosa, perché prima era come opaca, come un po' spenta. Come si usa? Allora, mi avete visto utilizzarlo in diversi video, quindi praticamente si bagna il viso, si applica il detergente direttamente sulle setole e poi si va a massaggiare il viso appunto per un minuto, togliendo tutte le impurità eccetera dalla pelle, poi risciacquo il viso, faccio un altro minuto di massaggio con la modalità anti-age, quindi anche veloce, quindi insomma due minuti ho pulito il viso e poi niente, vado ad applicare semplicemente la mia crema occhi, la mia crema viso e voilà, questo è quanto. Altro prodotto più piccolino ma che ha praticamente la stessa funzione di Luna 2 sono Luna Play non riesco a parlare, sono Luna Play, che sono questi piccoli dispositivi carinissimi che sembrano dei macaron, invece sono dei dispositivi per pulire la pelle. Io naturalmente amo, vabbè, sono uguali, però io amo quello rosa, quindi terrò in mano questo. Ha un costo molto ridotto rispetto a Luna 2, quindi può essere un'idea iniziare da Luna Play, vedere come vi ci trovate e poi passare all'acquisto di Luna 2. Praticamente Luna Play perché costa così poco? A parte che è piccolino, attaccabile, è molto comodo se viaggiate come me, ma non ha, a differenza di Luna 2, non può essere ricaricato. Anche qui con Luna Play stessa identica cosa, bagno il viso, applico il detergente, massaggio tutto il viso e poi vado a risciacquare. Secondo me è un ottimo investimento per iniziare ad usare questi dispositivi, vedere come vi ci trovate magari e poi magari passare appunto a Luna 2, perché la funzione, le setole, il silicone, le pulsazioni è praticamente lo stesso identico prodotto, vi dà gli stessi benefici, solo che appunto questo non è ricaricabile, quindi però vi dura un sacco perché ha fino a 100 utilizzi di un minuto, quindi un utilizzo è un minuto, quindi 100 utilizzi è molto.
se ci pensate, e poi vedete se vi trovate bene, potete passare alla 1-2. Stessa identica cosa, stesso identico trattamento per pulire la pelle, stesso risultato, solo che questo piccolino non ha la funzione anti-age, che io comunque consiglio perché mi ci trovo molto molto bene. Quindi sì, questo è quanto. Se naturalmente avete qualsiasi tipo di domanda, scrivetemi nei commenti, cercherò di rispondere a quante più domande possibili. Magari vi linkerò anche il sito di Foreo qua sotto, così potete andare e vedere anche la descrizione dei prodotti sul sito, eccetera eccetera. Sono prodotti che uso sempre, non solo nei video, li uso anche nella mia routine quotidiana, quindi insomma questo vuol dire tanto. E niente, questo è tutto ragazzi e ragazze, spero vi sia piaciuto questo video. Appunto, scrivetemi nei commenti, vi mando un bacio gigantissimo, promesso che uno dei prossimi video sarà quello sulle mie borse, che è la mia collezione di borse video più richieste ultimamente, promesso. E niente, vi mando un bacio gigante e alla prossima, ciao.